Sono Claudia Ciotti, responsabile dell'Ufficio Diritti Animali della provincia di Milano. Ci troviamo a Palazzo Esimbardi per la mostra Randaggi d'autore. Questa mostra è una mostra d'arte ed è, direi che è unica nel suo genere, perché sposa arte, volontariato e solidarietà a favore di tutti quegli animali che purtroppo vivono l'abbandono. È unica nel suo genere anche perché è la prima mostra d'arte in assoluto che tratta del tema del randagismo. Ci sono state molte mostre d'arte sul mondo animale, sugli animali, ma questa è veramente la prima mostra d'arte dedicata ai randagi, al randagio come vittima di indifferenza e di crudeltà da parte dell'uomo, come piaga sociale, ma anche come un grande atto d'amore verso tutte quelle persone che si dedicano affinché non ci sia più il randagismo. Randaggi d'autore è un'esposizione d'arte, di poesia, di dipinti, immagini, pensieri e messaggi. È un modo nuovo e diverso dove si incontrano l'arte e il volontariato, la cultura e l'animalismo. E questo progetto espositivo nasce da un sodalizio, io la chiamerei quasi un'alleanza, tra l'Ufficio Diritti Animali della provincia di Milano, Pelosi Liberation Front e Chi li ama ci segua, che sono due movimenti e due associazioni importantissime perché riescono a mobilitarsi e a mobilitare volontari, animalisti, simpatizzanti. Tutte persone che amano gli animali e che vogliono fare attivamente qualche cosa. Questa mostra propone al visitatore un percorso di immagini e poesie che evocano luoghi, storie, attese, silenzi da parte degli animali. Io devo ringraziare moltissimo gli artisti che hanno partecipato e hanno donato sia i dipinti che le poesie, affinché il ricavato fosse interamente devoluto a tutte quelle iniziative volte, agli animali che purtroppo vivono l'abbandono e il randagismo. Un grazie anche, alla persona che ha curato l'allestimento e la regia di questa mostra, la, dottoressa Anna Battaglia, che ha voluto, due moduli, la parte dedicata ai dipinti e arricchirla con cornici importanti, mentre la parte dedicata alle poesie riproporre un po' l'ambiente in cui purtroppo vivono questi animali e quindi cassette, terriccio, carta, stracci e per poter allestire questo modulo espositivo abbiamo utilizzato tutti i materiali di riciclo. Questa è una delle tante iniziative dell'Ufficio Diritti Animali, ce ne sono in essere da qui a giugno altre 7-8, per cui vi do appuntamento a breve. Grazie. Perché questa mostra? Perché è dedicata al randagio. Il randagio vittima dell'indifferenza e della crudeltà dell'uomo, al randagio come piaga sociale, ma anche come atto d'amore dovuto nei loro confronti. Viene utilizzato e ad uso e consumo dell'uomo e questo è sbagliato. No. Ma innanzitutto questa mostra è nata da questo sodalizio con Chi li ama ci segue, brainstorming, e sono usciti quattro nuove idee, quattro nuovi progetti. Uno di questi è stato Randaggi d'autore.
Stavano le opere, si sono messi proprio a creare anche, usato e messo a disposizione anche dalla natura. Beh, telefonare, scrivere una mail, l'ufficio diritti animali si deve rivolgere alle associazioni che gestiscono direttamente le prenotazioni e le quotazioni. Secondo giorno sono arrivate le prime prenotazioni, questo per noi è una grande soddisfazione. Assolutamente, i progetti sono tanti, la volontà c'è, l'entusiasmo anche, siamo pronti, partiamo.